Salve a tutti ragazzi, bentornati su Bloodborne. Dunque, siamo ancora nell'edificio ricerche del nostro DLC. Sono tornato giù perché entrando qui, la ex santa del sangue, questa donna, mi ha detto qualcosa, quindi non ho potuto clipparvelo, però diceva sei tu, mi puoi aiutare, Ti quindi. prego, ti scongiuro, portami il fluido cerebrale. Ne ho bisogno del tuo aiuto. Vedete, lei adesso vuole altro fluido cerebrale, quindi finalmente possiamo darglielo. Magnifico, ora dammelo. Sempre una cosa parecchio inquietante, eh? Riesco a sentirlo, sì, il suono che mi guida. Grazie, non so come ringraziarti. Mi hai salvata. Prendi questo amuleto, me lo ha dato Lady Maria. È tutto quello che posso offrirti, a parte il mio sangue. Chiave del Ti prego, balcone. non mi abbandonare. Ti prometto che farò la brava. Quindi se proviamo a riparlarle. Salve! L'hai sentito anche tu? Il suono appiccicoso, chiaro e forte. È incredibile. Credi che l'acqua goccioli anche nelle profondità, in fondo al mare? Lo senti? Credo che abbia altro da dirci, però ci ha dato un key item che appunto è una chiave. Ecco qui. La chiave dal balcone al primo piano dell'edificio ricerche, quindi era quella porta che non riusciamo ad aprire. Lady Maria della Torre dell'Orologio Astrale affidata alla paziente Adeline. Maria sapeva che Adeline trovasse conforto nella tiepida brezza che trasportava il profumo dei fiori all'esterno, ma Adeline non comprese le sue intenzioni. Quindi, prima di proseguire oltre il giardino dei Legnoluna, dove abbiamo sconfitto i fallimenti viventi, l'ultimo boss dell'episodio 4, l'episodio precedente a questo, andiamo a vedere qui. Ecco, abbiamo ottenuto a chiave del balcone. Guardate lì. Non sembra il giardino dei Giraluna questo, quello della vera Cathedral World superiore. Possiamo lasciarci cadere, sarà difficile magari tornare indietro poi a un certo punto, però sì ragazzi, questa comunque è Cathedral World superiore, dove poi avevamo la nostra boss fight, dai, non abbiamo qualcosa là, un sangue freddo, però vedete abbiamo anche parecchi nemici, quindi allora se rimettiamoci lo scudo del lago momentaneamente. Ok, perché se sparano come i Legnoluna, ragazzi, gli blocchiamo i colpi, mi pare. Fanno male, eh. Punto della situazione, lì c'è un oggetto, ragazzi, io andrei a prendere e scapperei via. Non mi fa. Occhio di cielo ciclo nero mi pare. Ok, scappiamo via. Perfetto. Allora, se è come noi, vedete lì ce n'erano altri, ma non mi pare che ci sia altra roba da prendere. Quindi qua
è da dove venivamo a Cathedral World, ma giustamente pare essere chiuso. Vedete, le porte sono chiuse. Ecco, non ci sono proprio le porte qua. Quindi, se è come a Cathedral World Superiore, dopo aver battuto qui, qui c'era una lanterna, battevamo i giraluna e qua potevamo romperla. Perfetto, è uguale. Ok, una lucertolina. Abbiamo rischiato un po' grosso, ma pezzo di pietra del sangue, molto molto bene. Qua è chiusa, ok. Vedete lì sotto che notavate l'altro altare se venivate qua, quindi avevamo un indizio. Senza provare ad andare su e giù e scoprire l'altro ascensore, avreste comunque scoperto venendo qui. Abbiamo un forziere, se ci vedo bene. Abbiamo anche un salto da fare, quindi ragazzi facciamo una cosa. Se non mi viene, taglio e lo riprovo. Tentiamo. Sì, venuto. Al primo colpo, wow. Cosa abbiamo qua dentro? Gemma umida pulsante di livello 5. Sembra una gemma tipo quelle maledette, ma non abbiamo visto quell'occhio. Occhio di cielo nero. Occhio leggero, benedetto da un fantasma, scoperti attraverso il contatto di Brigenwert con l'arcano. Al fine non hanno rivelato nulla. Nelle profondità dell'occhio si estende il cielo scuro, scosso da una pioggia infinita di meteore. Basta strofinare il bulbo e la roccia si abbatterà con fragore. Quindi ragazzi, una arte da cacciatore, che potremmo provare a mettere momentaneamente al posto della nostra, come si dice, carta. E non so quanti proiettili ci consumi, ma la potremmo anche provare. Vediamo cosa fa. Ah, era la weapon art, ragazzi, del, ve lo ricordate il, la weapon art di, della, dell'NPC che abbiamo ucciso qua? Era la sua sostanzialmente. Ecco, voi venivate qua e trovavate il, come si chiama, il teschio di Lorenz a questo punto. Quindi il gioco era, non era punitivo al punto di farci perdere una boss fight, quindi. Ok, ora io a questo punto direi, dopo che abbiamo, ecco, partito l'ascensore, dopo che abbiamo ottenuto questa arte, la chiave del balcone e quant'altro, andrei avanti. C'è sempre il nostro amico che ci dice uccidi Lady Maria. Il nostro amico è sempre là, perfetto. Secondo me diventa un retto fluido cerebrale da dargli. Ok, usciamo per di qua. I nemici che avevamo già ucciso nell'altro episodio, quindi non ci danno rogne. Torniamo al giardino dei Legno Luna. Abbiamo perso qualche minuto. Pare pure viva sta pianta, eh. Come se avesse rigurgitati lei, addirittura. Qui abbiamo la nostra lanterna che abbiamo già acceso, mi ricordo, sì. Perfetto, aperta con la chiave con la torre dell'orologio astrale che ottenevamo una volta uccisi Lady Maria, vi ricordate? Quindi torre dell'orologio astrale, uccidi Lady Maria che è alla torre dell'orologio astrale, ci diceva il NPC, vi ricordate? Quello che ci ha guidato un po' nel DLC. Qua abbiamo, questo sembra un cacciatore, una donna forse. I cadaveri vanno lasciati in pace. Conosco benissimo il richiamo irresistibile dei segreti. Solo una morte onorevole potrebbe curarti.
attratti dalla tua curiosità sfrenata. Ecco, la Lady Maria della Torre dell'Orologio Astrale, ragazzi. È la nostra boss fight. Allora, cambio arma perché almeno questa ce l'ho più 10. Perfetto. A quanto pare possiamo perdere. Allora, sembra che faccia una sorta di esplosione. Che attacco diretto, ragazzi. Dai. Ah, non funziona sempre, perdi. Qui mi sa che esplode. Brava Lady Maria. Perché se non altro riusciamo ad avvicinarci abbastanza per mazzolare, ragazzi. Ok, è andata. Ragazzi. Perfetto. Sblocchiamo. Troviamo, esatto, quadrante celestiale. Abbiamo sbloccato un'altra lanterna a pochissimo da dove eravamo prima. E vediamo il quadrante celestiale. Scusate, non è qui. Sarà un key item. Vediamo dove ce l'ha messo. Dov'è? Ecco qua. Un quadrante celestiale che funziona con l'orologio astrale della grande cattedrale. Quando il quadrante è esposto verso l'orologio astrale, questo prende vita e rivela un segreto al suo curioso interlocutore. Ok, ragazzi. Perfetto. Abbiamo esposto il quadrante astrale. Come vedete, stanno girando le lancette dell'orologio. Sembra che ci abbiano aperto un passaggio. Qua dentro da prendere non c'era altro, quindi. Ecco. C'è una forte somiglianza, avete notato, tra Lady Maria e l'automa del... E ci sono tutte le teorie che raccontano appunto di Lady Maria, un po' mi sono informato online. Le teorie che raccontano di Lady Maria e di German, che era la sua protetta, poi è morta. E anche l'osso del cacciatore che troviamo nel sogno, appunto. Guardate qua che luogo. Piove, siamo alle spalle e sembra che la torre dell'orologio sia sommersa. Bergenworth, assassini blasfemi, mostri assetati di sangue, espiazione per i miserabili, per l'ira di Madre Kos. L'ira di Madre Kos, guardate. Pietà per il povero bambino invecchiato. Pietà, oh, per favore. Questa creatura non sembra essere una minaccia per noi, quindi la lasciamo passare. Però dice sempre la stessa cosa. Guardate anche le barche, appunto le imbarcazioni con sopra di sangue, espiazione per i miserabili, per l'ira di Madre Kos. Ci danno altri punti di intuizione venendo qua, un bel po' oltretutto sembra. E abbiamo una nuova lanterna, proprio una lanterna veloce dietro l'altra. Allora, qui abbiamo una scala che forse abbassandola ci dà una via rapida. Qui si muove qualcosa, non capiamo nel dubbio. La creatura è qua, ragazzi. Con due colpi li abbattiamo, ottimo. Qua.
Ce ne sono due là. Ok, ne abbiamo una di spalle qui. Approfittiamo giustamente. Loro non sarebbero più, non è che sarebbero così clementi nei nostri confronti. Allora, qua siamo entrati in un'altra casa con delle pile di creature di cadavere. Una gemma del sangue 6. Lì abbiamo un oggetto da riuscire a prendere, probabilmente entrando da un tetto, non lo so. Qua è una scala, è una porta, che una finestra scura che ci fa vedere la nostra lanterna. No, sti rumori no, però, ragazzi. Allora, in atto abbiamo un mostrone, guardate. Mettiamo ancora l'altra spada, perché quei mostroni non mi paiono proprio tranquilli per niente. Preso di sprovvista, eh. E comunque possiamo. Macello di punti ferita è questo cristiano. Ho sentito cantare ancora i tipi che ti danno la follia per un attimo. Ecco, c'è Night, ragazzi, aiuto! No, 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 aia, 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 aia. Non mi uccidere. Fuga, fuga tattica, ragazzi. Forse quello che era per... Qua sembra avere anche meno punti ferita, eh. Morto, morto. Allora, non so cosa ci venissimo a fare lì dentro, ma... ragazzi, porca porca miseria, non si scherza qua, eh. Un altro. Ok, qua è chiuso. Queste lanterne esplodono, queste botti, quindi forse potevamo sfruttare delle molotov. Allora, eccoci qua sui tetti. Allora, facciamo mente locale, dovrebbe esserci la scala qua. Eccola lì. Allora, andiamo, 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 ragazzi. Ecco, perfetto, abbiamo un viaggio rapido per la nostra lanterna.
qua siamo entrati. Guardate cosa c'era in alto. Fortuna che abbiamo fermato. Bella la nuova animazione. Vediamo se riusciamo. No, Vabbè. Era un pezzo di pietra del sangue. Ci ritroviamo qui. Ecco, era l'oggetto che non riuscivamo a prendere prima. Più che altro, ragazzi, io non capisco cosa si viene a fare qua sotto. Scusate se scendo ancora un attimo. Cioè, sostanzialmente si viene qua ed è una trappola mortale. Perché sostanzialmente venite qui, ma è una trappola mortale da... C'era un'arma, ragazzi, per quello, l'Aracujo, per quello si veniva qua sotto, ma non si vedeva, O forse c'era data una dei... ho visto un luccichio, ma forse c'era data uno dei due mostri. Quindi andiamo qua, momentaneamente, la cambieremo alla nostra spada primaria, cerchiamola, dov'è che sei, Aracujo, Aracujo, eccola qua. Un'arma del caccia bandita da Lady Maria delle Terre dell'Orologio Astrale, quindi della torre, scusate. Questa spada proviene dallo stesso paese della Chicage di Kainars, tuttavia non si nutre del sangue, quindi non è una build tinta del sangue, ma esige grande destrezza, quindi è una build abilità. Lady Maria, nonostante fosse una lontana parente della regina, apprezzava molto questo aspetto di Aracujo, perché denigrava le spade di sangue, ma un giorno, scossa dal rimorso, abbandonò il suo amato Aracujo, gettando in un pozzo buio. Quindi è l'arma, ragazzi, che abbiamo visto in mano a Lady Maria. La seconda modalità ci permette di attaccare con i due tasti, ragazzi. Arma veramente bellissima, il colpo caricato. Colpo caricato è con la seconda, non ha colpi caricati, però se combinate L1 e R2 riuscite a fare combo con... vi consuma tantissima energia, Colpo da indietreggio, un colpo di indietreggio con attacco caricato sempre più o meno uguale. Il colpo caricato ce l'abbiamo con l'arma unita. Colpo da indietreggio con l'arma unita. Colpo trasformazione. Ragazzi, un'arma che se... veramente veramente interessante, niente da dire. Quindi abbiamo anche trovato un set, se non sbaglio, e comunque avete sentito lamentarsi quelle creature. Quindi, stavamo guardando i set, ragazzi, sono venuti a farci cappotto. Dunque, perché ero abbastanza orientato sul fatto del dire perché in quel pozzo non c'era niente, in realtà c'era l'arma. Quindi, ragazzi, un'arma abilità, ma vediamo il set che abbiamo trovato. Ecco qui, cappuccio stravolto. Alcuni cacciatori della chiesa c'erano loro identità per insinuarsi nei meandri più oscuri della città. Quest'abito permette a tali individui stravolti di passare inosservati. Questi cacciatori rilevano i primi segni della piaga e sono la prima linea di difesa contro l'epidemia. Forse in età avanzata scovano segni anche quando non ce ne sono. Dopotutto, il mendicante dietro l'angolo non sempre è ciò che sembra. Quindi il mendicante dietro, guardate che set come protegge rispetto al nostro set del cacciatore, che... allora, abito stravolto, ecco qui, guardate. Esatto. Guanti stravolti, ragazzi, è una signor difesa questo set. Probabilmente sarà anche uno degli ultimi set che prenderemo. Però, veramente, è un... infatti non è neanche così orribile, è il set che aveva il tizio che ci ha guidato, no? Quel tizio lì, vi ricordate? È il suo set questo. Ok.
Ho capito che ci avrebbero tirato qualcosa, come ho visto le bombe. Ecco qua Nikon che tirava le bombe. Quello non si è accorto di niente, eh. Noi facciamo finta di niente e oppla! Quindi ragazzi, nuova zona, come vedete, già abbiamo qualcosa da metterci le mani sopra, quindi vediamo cos'è. Una gemma del sangue umida strana, comunque sono delle gemme di livello 5-6 ci stanno dando, io non vorrei dire, ma... molto molto bene come cosa. Guardate poi gli impiccati. Ah, io stavo guardando gli impiccati e sti qua mi hanno sparato, mi tirano le lance. Questi sono, hanno le animazioni dei cani ma sono acquatici, sembra. Sempre più bello questo DLC, ragazzi. Due colpi. Ok. Ah, urlano questi cani. E ci stunno per un attimo. Guardate quanti ce n'è. Prima di rotolare via dobbiamo uscire almeno ad abbatterne uno. Ma ne abbiamo un altro, lo vedete? C'è un incantatore che ci tira. Un altro di sti bestioni. Allora, io farei una fuga tattica, ragazzi, perché... cosa è successo qua? Abbiamo una lanterna e abbiamo uno di quei bestioni lì fuori, quindi pare che non possiamo interagire con il nostro amico lì. Ah, l'abbiamo ucciso per sbaglio, ragazzi. Arco affilato di Simon, chiave interna della cella sotterranea, residuo di sangue. Cercando di far fuori quel maledetto lì. Che non la vedo qui. Abbiamo una porta chiusa. Mi dispiace di averlo ammazzato per sbaglio, ragazzi, ma vedete che uccidendolo ci dava, vabbè, residuo di sangue e... volevo colpire il nemico fuori, ma ecco che adesso se n'è pure andato. Quindi qua c'è una tomba, come vedete, e un fiore. Cosa vorrà dire? Guardate là. Non arriva indietro quel bestione là, eh. Cos'è? Una specie di creatura, creatura spiaggiata. Che dovessimo andare lì, no? Lo andiamo a scoprire, eh? Dunque, però, in contempo, abbiamo fatto abbastanza registrazione, quindi... una preghierina per il nostro amico che se n'è andato. Ma molto probabilmente moriva qui, perché abbiamo visto che era... era lì bello che morto. Ci ha dato una chiave e un'arma, l'arco di Simon, probabilmente si chiamava Simon lui, vediamo qual è. Ma mi dispiace tantissimo di averlo colpito, ragazzi, veramente. Ecco qui, arco affilato di Simon, è un'arma tinta del sangue, abilità, quindi come la Chicago. Arma scelta da Simon, uno dei primi cacciatori della chiesa della cura. Simon detestava le armi da fuoco, così l'officina della chiesa gli forgiò quest'arma.
e a grande lama ricurva serve da arco quando trasformata. A parte pochi amici intimi, Simon era spesso deriso per i suoi gusti in fatto di armi. Chi mai avrebbe affrontato le belve con un misero arco? Quindi ragazzi, una spada, come vedete, colpo, il colpo caricato ci porta il colpo all'indietreggio. L'attacco trasformato diventa un arco, come vedete. Passa da una mano all'altra, diventa un arco. E usa i proiettili di mercurio come focus. Vedete che ha una freccia nell'altra mano. Dunque, ragazzi, arrivati a questo punto, io vi saluterei. Vi ringrazio di aver visto l'episodio. Ancora un mi dispiace per il povero Simon, che era il suo nome a questo punto, ma non volevo colpirlo, ma diciamo che gli abbiamo tolto le sofferenze, dai. E che altro dire, grazie di aver visto il video, lasciatemi like se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale per sapere quando Bloodborne di Old Hunters continuerà con il prossimo episodio, il sesto, e basta, tutto qua, grazie ancora e ci vediamo presto, ciao ciao ragazzi.